prossimi tutti, un grande abbraccio da parte mia. Nella seconda domenica dopo Natale, la liturgia ci offre un brano evangelico che per me è stupendo, il Prologo di Giovanni. Il brano è un inno, è una poesia che non andrebbe spiegata con parole umane come sto facendo io, ma accolta, guardata, ascoltata. In questo brano, che potrebbe essere considerato come l'indice di tutto quanto il racconto evangelico di Giovanni, è riassunta tutta quanta la storia della salvezza. Il brano inizia con "in principio". All'inizio di tutto non c'era il caos, non c'era il nulla. Per noi che crediamo c'era la parola, che si confonde, che si è confusa, nel senso che si è fusa con Dio stesso. Giovanni dice, la parola era Dio. E non ci viene in mente forse il brano della Genesi, dove più volte viene ripetuta l'affermazione e Dio disse, la parola esce da Dio e crea, ci crea. Tutta la creazione è parola di Dio. Noi, ogni uomo, siamo parola di Dio. Continua Giovanni nel suo prologo, la parola è anche vita. E nei versetti più avanti, la parola è luce che nemmeno le tenebre possono afferrare. Questo è bellissimo. Noi poi, spiriti del sole. Ma dice Giovanni che c'è anche chi non accoglie la parola, chi non accoglie la luce. E qui si aprirebbe tutto quanto un discorso sulla libertà dell'uomo nell'accogliere o nel non accogliere la parola, la luce, la vita. Nel prologo Giovanni continua ancora, la parola divenne carne, la parola si autorivela in Gesù, Dio si confonde ancora, si fonde con il Figlio, la parola creatrice, la parola che è vita, la parola che è luce, è diventata lei stessa creatura per autorivelarsi, rivelarsi, per raccontarsi e in questo darsi forma umana in Gesù, la parola ci consegna la salvezza. Proviamo a pensare una frase che noi dicevo prima di andare a prendere l'Eucaristia. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Questa parola che noi chiediamo a Dio, Lui ce l'ha già donata, Lui ce l'ha già data, è l'Emmanuele, il Dio con noi, il Signore che è a nostro fianco e ci offre sempre, se lo vogliamo, la sua salvezza. A voi tutti allora, come per Giovanni, vi auguro e mi auguro di essere testimone della vita, testimone della luce, testimone di una parola che è salvezza. Ancora buon Natale e buon anno 2021. Ciao a tutti. A family hiding from the storm found no place at the keeper's door. It was for this a child was born, to save a world so cold and hollow. A sleeping town they did not know, that lying in a manger low, a savior king who had no home, has come to heal our sorrows. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? Shepherds counting sheep at night, do not fear the glory light. You are precious in His sight. God has come to
Trade your dreams for his